Allora, facciamo un bilancio, una riflessione su questi primi 10 giorni allo stato brado. Ma a parte qualche doloretto a dormire in tenda, non c'ero più abituato, ma inizio a provare una bellissima sensazione di libertà, di detox da tutti gli stress delle nostre vite. Comincia a venirmi il dubbio, ma siamo sicuri che i nostri geni ce l'hanno fatta ad adeguarsi alla vita comoda e soddisfatta? O se andiamo a sbirciare in profondità siamo ancora animali selvaggi? Ma questo io non lo so. Però se magari per un periodo limitato ognuno di noi diventasse il selvaggio invece di Antonio o Giovanni, ne gioverebbe sicuramente in salute e felicità. Fatto sta che alla sempre più pressante addomesticazione della nostra società, ho notato che parecchie persone stanno iniziando a prendere la strada dei boschi, o perlomeno iniziano timidamente a preferire l'orticello al pratino inglese. Thank you.
Questi giorni, a parte l'amico a quattro zampe, l'amica, perché senti una femminuccia, l'amica a quattro zampe, sto vivendo in solitudine. E c'è una frase che ho scritto sul muro parecchi anni fa di Nietzsche, che era uno che pensava parecchio, che dice: dove finisce la solitudine, inizia il mercato. E dove inizia il mercato, inizia il frastuono dei grandi commedianti, il ronzio delle mosche velenose. Beh, pace all'anima sua, però sti grandi commedianti, le mosche velenose, ci sono, eh? E come? Giornali TV, mass media, mainstream, social. Incominci la giornata coi virus che ti corrono dietro col Ferrari. Le bombe atomiche appese sopra la testa, il vicino di casa in agguato col fucile a pallettoni. Ma tutto sto casino non sarà che ci fa perdere di vista che la vita è bella, che abbiamo avuto la fortuna, altro che solo lotto, di nascere in questa pallina in mezzo all'universo e di essere figli di una natura che a dirgli meravigliosa rischiamo che si offende pure. Questi primi 10 giorni sono passati in un attimo. Vabbè, si sa che quando fai una cosa che ti piace il tempo vola. E pensavo a quante volte guardo l'orologio quando sono in ufficio. Almeno 100 volte. Aspettando che la lancetta finalmente arrivi all'orario di uscita. In questi giorni l'orologio è il sole. Mi sveglia la mattina e mi dice al tramonto: oh, è ora di andare a nanna. Il tempo. Programmiamo le giornate sempre con un'infinità di impegni e ci lamentiamo che non abbiamo mai tempo. Ma voi avete mai sentito un bambino dire: no, non ho tempo? Bambini puntano i piedi e vogliono fare cose subito. Loro che la sanno lunga vogliono vivere subito. Per loro il tempo è uno, ed uno solo, ed è adesso. E pomodori che non mancano mai. Allora, io adesso dovrei accendere questo bestione.
ecco 40 gradi all'ombra, però mi sa che ripieghiamo l'elettrico, non gliela posso fare, troppo caldo.